si chiama Il servitore di luce, e come dice il nome, appunto segue un fascio luminoso, l'andamento di un fascio luminoso, utilizzando quattro dei sensori di luce che sono posti sulla base appunto del robot, e è stato realizzato in vista del fatto che nel nostro liceo, sul tetto del nostro liceo, verranno posti dei pannelli. Scusate l'interruzione, una comunicazione importante. Presso la segreteria didattica sono in visione gli elenchi degli alunni che hanno ottenuto i contributi regionali relativi alle borse di studio e ad altri rimborsi, per esempio i trasporti. Bisogna che gli alunni si rechino in segreteria didattica per visionare gli elenchi, e se sono negli elenchi dovranno poi presentarsi presso la tesoreria della Banca Carige in corso nazionale per incassare la somma. Interessatevi subito, perché i giorni a disposizione per l'incasso sono limitati al giorno 21, 22 e 23, e soltanto i genitori potranno incassare la somma presentandosi con un documento di riconoscimento. Grazie. Allora, interessatevi, mi raccomando, visto è stato posizionato un pannello solare, ovviamente, visto che sul tetto del nostro liceo verranno installati questi pannelli solari che provvederanno appunto al fabbisogno energetico della scuola. E il robot funziona in modo tale da ottimizzare il rendimento del pannello solare che è posto qui sopra. Utilizza due attuatori, sarebbero due motori, uno per quanto riguarda l'asse orizzontale e uno per l'asse verticale. E i sensori di luce che servono appunto ad individuare e ottimizzare il rendimento del raggio luminoso. Innanzitutto il robot si muove su due assi, l'asse verticale e l'asse orizzontale, per seguire il sole, che appunto in questo caso è la fonte luminosa. E come abbiamo detto, essendo il robot programmato in modo tale da ottenere il maggior rendimento possibile per il pannello fotovoltaico, il maggior rendimento possibile si ottiene quando l'ipotetico raggio luminoso, parliamo di raggio solare, forma un angolo con il pannello, un angolo di incidenza di 90 gradi, cioè quando è perpendicolare. Quindi abbiamo posizionato appunto due sensori controllati dai due processori che a loro volta controllano i due assi di movimento orizzontale e verticale, che sono sensori a luce riflessa e ci permettono appunto di determinare la posizione del pannello in funzione della posizione della fonte luminosa. E sostanzialmente il programma, per spiegarlo in maniera molto semplice, funziona in modo tale che il robot si ferma, stoppa i motori quando i valori dei due sensori sono identici. Comunque vedete il funzionamento, questi qua sono i due sensori, questo e questo controllano l'asse orizzontale e questo è quello più basso, controllano l'asse verticale. Adesso ovviamente il robot, per un problema di programma, si muove solo lungo l'asse orizzontale, ma nel video avete potuto vedere che si muoveva anche lungo l'asse verticale. È tutto qui, basta. Poi un attimo lo rimanda poi comunque questa struttura è stata programmata anche in modo di ricercare una fonte luminosa, perché noi adesso possiamo vedere questi droni. Ad esempio, accendi un attimo la vita. Se noi posizionassimo la lampada posteriormente al robot in questo modo, anche noi accendiamo.
aspettate un attimo che vi faccio vedere. Lasciando da così la lampada, il robot non riceverà la fonte luminosa, e questo sarebbe uno svantaggio, perché in quanto non potrebbe trovare una fonte luminosa che comunque non ricade nel raggio dei suoi sensori. Però noi abbiamo anche creato un programma che potrebbe ricercare la fonte luminosa e orientarsi in base ad essa anche se i sensori non percepiscono alcun valore, in quanto non possono riflettere luce. E basta, comunque è questo qua. Tutto qui. Il progetto del robot detto appunto Spazzino, questo, e il suo scopo è quello di muoversi all'interno di un'area, in questo caso è di forma circolare e appunto limitata da una striscia di nastro nero, e in essa sono posti sei oggetti, in questo caso delle lattine, e il compito appunto del robot è quello di pulire l'area, quindi trascinare oltre la linea nera le lattine. Prima di spiegare come funziona, è opportuno analizzare anche le sue componenti. Allora, è composto da due sensori di luce che sono sensibili appunto alla differenza tra lo scuro e il bianco nero, e poi due sensori di tatto. Allora, i sensori ovviamente ricevono gli impulsi dall'ambiente esterno, quindi li comunicano al cervello del computer, che è appunto il microprocessore, e da qua, e qui praticamente vengono elaborate delle risposte che poi sono messe in pratica dai motori che sono appunto gli attuatori. E che praticamente comporta un movimento, cioè allora facciamo vedere se funziona. Esatto. Ed effettua un angolo casuale prima di rientrare all'interno dell'area.